Siamo nel tempo in cui Leone XIII promulga una enciclica molto importante, Dare Nova, delle cose nuove, delle novità. Ed è un'enciclica sociale. Sono andato a vedere il 15 maggio del 1891. La Chiesa prende posizione sulle grandi questioni sociali. Prende le distanze da un socialismo ateo, prende le distanze da un capitalismo sfrenato che sfrena l'uomo e indica una terza via. Quando Don Gazzaniga fonda il pensionato, 2 anni dopo la promulgazione di questa enciclica, questo mi dice l'intuizione, l'intelligenza pastorale di un parroco, il signor Prevosto c'è scritto, del signor Prevosto che inventa, io penso sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, un piccolo rifugio dei poveri cronici, piccolo rifugio dei poveri cronici. Ha cercato di attuare nel suo territorio, nel suo distretto, come lo chiama, ha cercato di attuare le indicazioni del Papa e quindi della Chiesa, di andare incontro all'uomo attraverso un'opera, oggi diremmo un'opera parrocchiale, ma molto più di un'opera parrocchiale. L'8 maggio 1893, sotto gli auspici del patrocinio della Santa Famiglia, e un po' furbescamente, deve essere molto furbo oltre che un buon organizzatore, Don Gazzaniga, scrive una forma privata e non aspirante a tutele non solo profane, ma anche della diocesi, come dire, ma la gestisco io, Abigeone, Curia, non è che devono interessarsi troppo, vedo io di gestire questa cosa. E scrive subito 17, ora in 9. Lui presidente e una superiora, udite, che ne esegua gli ordini di chi è presidente. Si è trovato una superiora che doveva fare quello che voleva lui. Aveva capito bene, diceva qui devo gestire in una certa maniera con molta chiarezza, con molta timidezza, con molta forza. E scrive, se supererà le invidie e gli ostacoli, le prove delle invidie e degli ostacoli, si arriverà a renderlo autonomo, mantenendolo autonomo da mani profane. In realtà la storia ci dice che non è stato così. Questa opera iniziata grazie a un sacerdote, al prevosto di San Lazzaro, ecco che è diventata una realtà della città, una realtà della città. E si colpisce questo, perché dice tutta la novità, la forza, la capacità di capire l'oggi degli uomini di Chiesa e della Chiesa in se stessa, laddove lo Stato non c'era, la Chiesa attraverso uomini concreti, attraverso comunità, pensate anche all'ispirazione di Laura Romani per l'oratorio dei primi del Novecento, e si inventano un rifugio dei poveri cronici. Cito un pezzo di questa enciclica che dice qualcosa di come la Chiesa poi nei suoi uomini e nelle sue donne ha cercato di renderlo attuale. E scriveva il Papa, nel tutelare le ragioni dei privati si deve avere un riguardo speciale ai deboli e ai poveri. Il ceto dei ricchi, forte per se stesso, ha bisogno almeno della pubblica difesa. Le misere plebi, che mancano di sostegno proprio, hanno speciale necessità di trovarlo nel patrocinio dello Stato. Perciò, agli operai che sono nel numero dei deboli e dei bisognosi, lo Stato deve di preferenza rivolgere le cure e le provvidenze sue. E quando questo Stato manca, arriva la Chiesa e inventa questa opera. A chi affida questa opera? La affida ad una superiora che era una certa Virginia Granaroli, e avrete modo di vederne l'immagine. Per quanti anni? 61. Sto facendo già il conteggio per la pensione, dal 1895
al 1956. E poi i direttori, i presidenti, tutto un cambiamento anche della forma giuridica di direzione dell'istituto che fa arrivare poi a questo istituto qui che troviamo nel quartiere, con
L'immagine che ho stampato nella mia mente di pochi giorni fa è quell'ospite che deve essere rimboccato, no? Deve essere imboccato come un bambino, ed è la cura che la Chiesa da sempre ha avuto, perché la dignità umana passa proprio attraverso questi piccoli gesti. Avanti così. Thank you.
Toti e alla mitica direttrice Rosalina Toti, alle quali chiedo di raggiungervi. Il coro Cieli Immensi, grazie all'impegno costante, continuo e appassionato, offre delle proposte musicali ad alto contenuto culturale che arricchiscono tutta la nostra comunità e hanno reso solenne questa Santa Messa. Siete tutti